Nel 2008 sono cambiate tante cose. E intanto la Yamaha si era impegnata molto e la moto del 2008 andava forte. E poi eravamo finalmente passati anche noi alle Bridgestone. E quindi ce la potevamo giocare di più con Stoner, che comunque era l'uomo da battere, era comunque il campione del mondo. Laguna Seca è una pista dove Stoner è sempre andato fortissimo. Bisognava fare qualcosa di speciale per riuscirlo a battere, però non sapevo bene cosa. Laguna Seca praticamente c'ha tutta una prima parte che sale e si arriva sul cucuzzolo della montagna, che è il cavatappi. E poi dal cavatappi si ricomincia a scendere. Lì Stoner era veramente forte. Io sapevo che se avesse fatto anche solo un giro davanti, mi avrebbe distanziato. Ecco. Quindi quando siamo arrivati su al cavatappi e lui ha provato a superarmi, io sapevo di non poterlo farlo passare a tutti i costi. E quindi lui ha staccato già molto, molto più in giù. Io ho provato a staccare ancora più giù di lui. Quindi siamo arrivati tutti e due troppo forte. Però comunque sono riuscito a rimanergli davanti ed è stato molto importante. Era ancora il quinto giro e ne mancavano tipo 25 e già io ero finito, non sapevo come fare da lì alla fine, però fortunatamente ce l'ho fatta e in gara ero comunque abbastanza veloce e quindi è stata una gara molto importante, perché per Stoner quella sconfitta lì è stata difficile da accettare. Penso che il mondiale del 2008 l'ho vinto lì quel giorno a Laguna Seca, anche se mancavano ancora 7-8 gare.